ragazzi, benvenuti sul canale YouTube di BC Sport. Siamo al Tota, al Tour of the Alps, e oggi vi presenterò la bicicletta di Moscon. Ovviamente lo sapete tutti, sto parlando della Pinarello Dogma F12. La prima cosa che colpisce è l'assenza dei freni a disco. Come vedete, la bicicletta di Moscon infatti è dotata del classico impianto frenante sul cerchio, sulla pista frenante del cerchio, un impianto Durace, ovviamente, come vedete, di due, quindi tutto elettronico. L'unico cablaggio è ovviamente quello della leva del freno, che è ancora un classico dual pivot. Avere un freno dual pivot su questa bicicletta ha sicuramente dei risvolti tecnici e pratici. La praticità è sicuramente un punto forte, in quanto è molto più semplice, più veloce e appunto più pratico gestire e mantenere tutto l'impianto frenante su una bicicletta non a disco. Avere però un freno classico dual pivot va a modificare completamente tutta la frenata, che in questo caso avviene sul cerchio della ruota, non sul cerchio del disco, e al contempo però regala molta più leggerezza sia all'avantreno che al retrotreno della bicicletta. Per non parlare poi anche dell'ingombro che l'assenza dell'impianto idraulico ha sul manubrio. Su questa bicicletta è montato un attacco manubrio completamente integrato con il manubrio ovviamente alare, come vedete, la cui forma è molto aerodinamica per fendere meglio l'aria e offrire meno resistenza all'avanzamento. Tutto ovviamente in carbonio ad alto modulo. È il modello Most Talon Ultra, marchio anche questo interno a Pinarello, e come potete vedere si ha un preciso innesto tra telaio e tubo della forcella. In questo modo si va anche ad aumentare la rigidità torsionale. Sempre all'anteriore abbiamo la famosissima forcella di Pinarello, questa forcella che come vedete è molto ondulata, e la sua forma e i suoi materiali, ovviamente in carbonio ad alto modulo, servono per assorbire tutte le vibrazioni che la ruota trasmette al telaio. Questa forma molto arcuata e al contempo, diciamo così, pronunciata verso l'interno della bicicletta serve prevalentemente a pulire tutti i vortici che attraversano l'avantreno. Anche nel tubo obliquo della Pinarello Dogma F12 si nota una estrema ricerca dell'efficienza aerodinamica, con il tubo obliquo che praticamente ricava questa alcova per la borraccia che la va quasi a proteggere dalle turbulenze. Sul secondo porta borraccia, come vedete, si può decidere se alzarlo, quindi andare ad usare anche questa seconda vite, oppure abbassarlo per avere una linea più pulita per quanto riguarda l'aerodinamica. Anche la scatola del movimento centrale è stata ridotta di una percentuale, seppur piccola, del 7%, però in grado di migliorare ancora di più, sempre che su questa bicicletta ce ne sia bisogno, perché vi assicuro, a guardarla sembra davvero uscita dalla galleria del vento, a migliorare l'aerodinamica di tutto il mezzo. Dire che la Dogma F12 è veloce e aerodinamica è limitativo, è riduttivo, perché questo è un telaio molto leggero. Considerate che in taglia M questo telaio pesa 865 grammi. Adesso vi faccio vedere una cosa molto interessante delle biciclette Pinarello, che è possibile notare dal 2009, ovvero sto parlando della asimmetria che, come vedete, si ha tra i due foderi alti del carro posteriore. Come vedete, non è perfettamente simmetrico, vedete? Il carro sinistro rispetto a quello destro è leggermente svasato. Questo perché? Perché si cerca di limitare le forze laterali del tiro catena. Andiamo a sbirciare quali sono i rapporti montati da Moscon. Qua abbiamo un 53-39. Allora, sono riuscito, contorcendomi, a vedere anche la rapportatura al posteriore. Lo sapete, Shimano non ha ancora adottato il pacco pignoni a 12 velocità, quindi Moscon al posteriore monta un 30-11 come pacco pignoni. Anche le ruote fanno parte del gruppo Shimano Durace, sono delle ruote ad alto profilo con raggi ovviamente aerodinamici, mozzo anche in questo caso Shimano Durace. Attenzione, una cosa molto particolare: il perno in questo caso non è passante, ma è un classico sgancio rapido, come si può vedere anche da questo piccolo dettaglio, eccolo qua, vedete.
I pneumatici sono dei Continental Competition da 25 mm all'anteriore e al posteriore, e il modello del pneumatico è un Pro LTD. Voglio farvi vedere la sella che monta Moscon, è una Physic, guardate, eccola qua, super leggera, minimale, ma per i grandi campioni non esistono compromessi. Prima di salutarvi però voglio farvi vedere una cosa: c'è moltissimo spazio sia alla forcella che sul carro posteriore per montare pneumatici molto ma molto abbondanti. In questo caso Moscon monta dei pneumatici da 25 mm, ma visto lo spazio che c'è su questa bicicletta si possono montare pneumatici fino addirittura a 30 mm. Ovviamente occorre cambiare la pinza del freno e mettere un impianto a disco che libera molto spazio, soprattutto in altezza. Ok, questa volta è davvero l'ultima cosa che vi dico, poi vi saluto. Sono Shimano Durace anche i pedali, che come vedete offrono un'ampissima superficie d'appoggio, ma al tempo stesso, come vedete, sono molto aerodinamici e molto leggeri. Ok ragazzi, io restituisco questa bicicletta alle amorevoli cure del meccanico di Moscon. Per oggi è tutto, continuateci a seguire sul canale di Bicisport perché ne vedrete delle belle. Ciao!